Buonasera, noi siamo i Traveling Blues, siamo una band nata da pochissimo tempo, un annetto circa che suoniamo tutti insieme. Ci occupiamo di musica blues ovviamente, come dice la parola stessa, il nome della band, a partire da Chicago Blues, quindi grandi classici come Muddy Waters, Etta James, Little Walter, fino a toccare anche il panorama blues più attuale. È un piacere questa sera essere qui a Saronno. Suoneremo intorno alle 21, inizieremo a suonare qui al Pigreco Caffè e mi preme presentarvi i componenti di questa fantastica band, che sono anche i miei amici. Abbiamo Davide Mangano alla chitarra, buonasera. Rosario Bertolo al basso, buonasera. Alla mia sinistra Giovanni Caracci, chitarra e armonica, e ciao, con ultimo Davide Guzzetti alla batteria, e io sono Elisabetta alla voce. Buonasera a tutti, questa sera siamo qui in Piazza Libertà Saronno grazie al distretto urbano dei commercianti, questo per permettere a Croce Rossa Italiana di farsi conoscere alla popolazione. Abbiamo in esposizione due mezzi, un'ambulanza per il servizio di emergenza 112 e un pulmino disabili che usiamo tutti i giorni per accompagnare dei ragazzini disabili ai centri specializzati per accogliere loro. Siamo qua tutta sera fino alle 11 di stasera e chissà, questo è un modo per far conoscere Croce Rossa Saronno alla popolazione e magari vedere poi qualche faccia al prossimo corso che faremo a settembre, tra settembre e ottobre. Una cosa organizzata? No, sono così loro appassionati e vengono, c'è la Croce Rossa, l'ambulanza, protezione civile, vanno a scuola a Sant'Agnese. No, beh, tu vai dall'altra parte. Ma loro poi sono calciatori della Robur, oh. Vedi? Lui è dell'Amor perché. Vedi? Questi sono tutti giocatori della Robur, Saronno. Hai capito? Questo è il portiere, questi sono gli attaccanti. Uno dell'Amor. Dai, che si porta dietro e va a farne da una e va a fare un'altra. Quindi lei 5 anni, mentre lei è operaio un mese. Poi ci sono i soldati che sono quelli che all'esterno curano. Buonasera, siamo qua a Saronno, l'associazione scientificamente di Cislago si propone questa sera di divulgare alcune delle sue scienze tramite piccoli esperimenti facili da capire per bambini ed adulti. Io personalmente sono un chimico che si occupa di ricerca in campo farmaceutico e mi diletto nel fare divulgazione. Quest'anno sono 150 anni che nasce la tavola periodica, Mendeleev 150 anni fa la pubblicò per la prima volta, e allora mi sono preso la libertà di esporre al pubblico non del settore che cosa sia la tavola periodica e quale sia la sua importanza e perché, diciamo, è il riassunto di tutto l'universo e di tutto il mondo che ci circonda. Questo è un piccolo granello di litio, un elemento che troviamo per esempio nei cellulari, nelle batterie di tutti i cellulari. Lo vado a buttare in una vaschetta d'acqua. Quello che si nota è che il piccolo granello va leggermente in giro e reagisce debolmente con l'acqua. Il sodio si trova esattamente sotto al litio. Noi sappiamo che, essendo questo la sua peculiarità, la sua caratteristica, che il sodio sarà in grado di reagire in maniera molto più forte con l'acqua. Infatti un piccolo granello di sodio reagirà in maniera molto più violenta, al punto che nelle situazioni migliori si formeranno addirittura delle piccole scintille, perché la quantità di calore che viene liberata è tale da poter incendiare l'idrogeno che si libera durante la reazione. Quello che spiego nel completare questo discorso è semplicemente che più si scende lungo la tavola periodica, più la reattività sarà alta da parte dell'elemento verso l'acqua, al punto che 2 grammi di rubidio o 2 grammi di cesio saranno addirittura in grado di far completamente distruggere un'intera vasca d'acqua. Beh, ci faccio vedere poi. Pensa che non vai troppo vicino. No,
nostra miglioressima chi è? Sono piccoli puni, simpatico. E ce l'avevo detto. Bellissimo. Noi siamo della profumeria bio, una nuova profumeria che è aperta da poco, tutti i prodotti biologici, non sono testati sugli animali, infatti abbiamo messo l'animale non testato. Buonasera, noi siamo l'associazione Protezione Animali Saronno e siamo qui per trovare casa a questi pelosi e il nostro scopo è quello di dargli una mano, quindi raccogliamo fondi, come cerchiamo volontari e accettiamo qualsiasi aiuto che possa aiutare anche loro a trovare una casa. Questo è quello che abbiamo cercato di organizzare, un piccolo evento, un piccolo raduno dove loro hanno un minimo di visibilità e di conseguenza noi cerchiamo di fare quello che possiamo. Questo è il risultato, le persone si fermano, le persone chiedono, le persone aiutano. Quando hai il cane la gente si ferma perché è incuriosita, vuole sapere la loro storia, sono anche molto interessati, poi si fermano un attimino sul fatto che ormai siamo sotto le ferie, il grosso impegno, chi li accetta in ferie, chi non li accetta, i soliti problemi che da secoli ci sono. Aglio via, Diana e Liliana partono da loro e si incrociano, quindi Vito rimane centrale, due cani pronti, via tutti e tre e facciamo un incrocio. Molto bravi, nessun problema anche in questo esercizio, i cani rimangono concentrati, ottimo, molto bene. Ancora una volta, via. Perfetto.